Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel canale. Oggi nuovo video e come avete letto dal titolo, questo qui è un video mi strucco con voi. Siamo a dicembre ragazzi e come non potevo non farvi un mi strucco con voi natalizio, no, non potevo assolutamente non farlo. Prima di iniziare col video però vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi se vi fa piacere, perché io ne sarei davvero tanto 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 felice. E non dimenticatevi neanche di attivare le campanelline delle notifiche per non perdervi più nessun video che caricherò da ora in poi qui appunto sul mio canale. E se vi va lasciate anche un like che non guasta mai. Oggi cambio di location, sono qui in salone, infatti scusate se sentite un po' il rimbombo, però di là in studio avevo un casino e non potevo assolutamente girare il video di là, infatti scusatemi per la qualità dell'audio se si sente un po' di rimbombo, però ragazzi perdonatemi, spero non vi dia tanto tanto fastidio. In genere i miei mi strucco con voi sono sempre in pigiama, lo so, questa volta però sono con il maglioncino, perché ragazzi devo ancora farmi la doccia, è tardi, fuori è buio e fuori è buio, e quindi ragazzi adesso mi strucco insieme a voi e poi dopo vado di corsa a farmi la doccia, mi infilo il mio pigiamone e chi si è visto si è visto. Mi sono armata del mio mega specchione di Benefit, come al solito, che è enorme, quindi la faccio struccarmi, delle mie salviettine umidificate e dei miei due struccanti preferiti del momento, ovvero il Meltdown Makeup Remover di Urban Decay e vabbè, l'acqua micellare, questa qui di Garnier, ragazzi, che sapete che è il mio must. Come primo step vado innanzitutto a togliere le ciglia finte. Ah, ok. E cioè già sono un'altra persona e poi vado a spruzzare questo struccante qui a base di olio su tutto il viso. Allora ragazzi, come avrete già letto dal titolo, vi voglio parlare di soldi. Perché voglio parlare di soldi ragazzi? Perché ho letto che ultimamente ci sono molte molte polemiche sul fatto delle pubblicità. Ho parlato anche di questo in un Get Ready With Me, perché ragazzi io ho visto che, cioè, che alcune di voi si accaniscono veramente tanto 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 sul mamma mia, cioè guardate come ha rimosso con una sola passata una tinta labbra. Cioè, adoro. Comunque stavo dicendo, alcune di voi si accaniscono veramente tanto sul fatto di queste pubblicità. Ora io dico, un conto se queste pubblicità interrompessero il video tipo ogni 2 secondi. Ma io so ragazzi per certo che questa cosa non succede. Può succedere al massimo 2 o 3 volte, nonostante qui sotto ci siano 10 barrettine gialle, 20, 15. Più di quello insomma non si interrompe il video, ma le ripara, vi capiterà un banner, una pubblicità schippabile, e non riesco a capire perché vi dia così tanto fastidio. Ovviamente con le pubblicità ragazzi si guadagna di più, infatti tutte le youtuber le mettono per guadagnare di più. Di certo non è che vi portate a casa 1000 euro in più se mettete più pubblicità, al massimo potete incrementare le analytics di, non lo so, 100 euro, che voi dite cavolo, 100 euro sono tantissime, però non è che insomma si diventa miliardarie. Qualcuna di voi ho sentito che ha detto su qualche pagina di Perculo che adesso la Giulia si è fatta addirittura il nuovo iPhone 8 con i soldi di YouTube. No ragazzi, questo iPhone 8 qui me l'ha regalato il mio ragazzo per il compleanno. E vi assicuro che non l'ho assolutamente fatto con i soldi di YouTube, anche perché fosse stato così ve l'avrei detto assolutamente, assolutamente, come ve l'ho sempre detto.
Quindi ragazzi, non voglio fare il big money sulle vostre spalle, tranquille, però ovviamente mettere qualche pubblicità in più fa sempre comodo e sono sincera, lo faccio. Poi se a voi vi dà tanto fastidio, naturalmente ditemelo e cerco comunque di evitare. Non vi dico che non le metterò più, perché sarei falsa a dire questa cosa, perché comunque le pubblicità, ragazzi, sono fonte di guadagno. Però se magari vi dà fastidio, ve ne metto di meno. Quello che voglio dirvi è che ultimamente vi avevo già detto e fatto notare che le mie visualizzazioni erano calate tantissimo, no? Mi lamentavo del fatto appunto che erano calate le view, quindi pensavo che non vi piacesse più, che non mi guardavate perché non vi piacevo più, no? E quindi l'ultima fonte di guadagno ovviamente sono le pubblicità, quindi se ne ho messo un po' di più questo periodo è soltanto per non sentire tanto il distacco nell'analytic. Non so se mi sono spiegata bene, però se prima mettevo 5 pubblicità per il determinato tipo di visualizzazioni avevo un'analytic alta, adesso avendo le visualizzazioni più basse ho messo più pubblicità per non sentire troppo la mancanza di distacco, appunto. Ragazzi, io sono sincera, vi sto dicendo le cose come stanno, non mi va di essere un'ipocrita e spero che voi apprezziate questo mio lato. Purtroppo so che invece ultimamente in realtà la sincerità non paga e di questo mi dispiace veramente tanto, perché comunque io cerco sempre di essere onesta con voi, dirvi la verità e le cose come stanno, e però ho notato che comunque non basta, quindi non so più che devo fare, sinceramente non lo so, ormai lascio che le cose vadano un po' da sole, no? Senza mettermi a fare calcoli o cose varie, però ragazzi è giusto anche che voi sappiate la verità, quindi se io ho messo più pubblicità è solo per il fatto che comunque non voglio guadagnare di più rispetto a prima, non voglio fare questi grandi soldi con YouTube, ma voglio semplicemente portarmi a casa la pagnotta mensilmente come ho sempre fatto fino ad ora, né più e né meno. Non so se mi sono spiegata bene, ragazze. Poi ovviamente vi ripeto, se a voi vi dà veramente troppo fastidio, che vi devo dire, ci veniamo incontro, perché comunque io, lo sapete che per voi ho sempre un grande rispetto, una grande stima, e quindi non voglio assolutamente farvi rimanere male o che vi arrabbiate o che non volete queste pubblicità, quindi basta che me lo dite, ragazze, io ne metto di meno. Però quello che voglio dire è venitevi anche incontro a me e non dite semplicemente a priori sì, mettemi di meno solamente perché è una cosa che vi dà fastidio senza motivo. Io non so perché vi dà fastidio, perché io vi assicuro che da spettatrice vedo alcune mie colleghe che hanno 40 pubblicità sotto al video e poi me ne capita una non ignorabile, quindi non lo so, ragazze, non la vedo tutta sta grande storia, sta grande difficoltà, insomma. Ok, ci siamo struccate. Ora, se mi aspettate un attimo, io mi vado a lavare il viso e torno subito. Ok ragazzi, ho lavato il viso perché io ovviamente dopo che mi strucco il viso lo lavo sempre a priori con acqua e sapone. E ora magari ad utilizzare questa crema viso qui di Equilibra Allergan. Ci sto trovando veramente molto bene anche con il tubetto, perché è un, appunto essendo un tubetto, per noi che abbiamo le unghie lunghe non rischiamo di andare a sfatasciare tutta la crema sotto le unghie, è un casino. Niente ragazzi, ho voluto fare questo video un po' appunto per spiegarvi la situazione in generale e poi anche perché volevo chiacchierare un po' con voi. Voi che farete di bello la vigilia, le feste a Natale, Santo Stefano? Scrivetemelo qui sotto, io sono super curiosa di sapere quello che fate, che non fate, insomma sono sempre molto molto curiosa. Niente ragazzi, questo è tutto, io la mia faccettina struccata bruttissima vi
salutiamo con la maglia di corsa, buttarmi in doccia e poi mi in pigiamo e dormo perché sono super stanca, distrutta, morta. Io spero, come al solito, con questo video di avervi tenuto un po' di compagnia. Vi mando tanti bacioni e noi ci vediamo prestissimo. Ciao amori!